Eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i live, le dirette di Focus Sicilia. Oggi abbiamo due ospiti, ci occupiamo di pacchetti turistici digitali e delle professionalità che servono per crearli, in un, diciamo, laboratorio esperimento molto interessante che è nato a Siracusa, all'ITS Archimede della Fondazione Archimede, grazie al direttore Giovanni Di Mauro che è qui con noi, benvenuto, e a Grazie. Elisa Bonacini che è l'esperto che si occupa specificamente di questa iniziativa. Ecco, direttore, com'è che a Siracusa, all'ITS della Fondazione Archimede, avete avuto, diciamo, questa sensibilità, direi, per creare questo tipo di laboratori? Buon pomeriggio a tutti. Allora, non voglio prenderla molto larga, però una breve premessa dobbiamo farla, anche per capire cos'è un ITS e cos'è Fondazione Archimede, da che cosa nasce poi questo progetto che grazie ad Elisa e ai nostri studenti siamo riusciti a realizzare. Il tema qual è di cui si parla da tanti anni, si parla sempre? Il tema è quello della disoccupazione giovanile, che secondo, insomma, i dati che anche l'Istat ci propone negli ultimi anni raggiunge e supera il 30%, quindi uno studente, un giovane su tre sostanzialmente o è inoccupato o è disoccupato. Da che cosa deriva questo problema? Questo problema deriva fondamentalmente anche dai dati che elabora Union Camere, da un problema che è quello del cosiddetto skill mismatch, cioè la differenza, quindi la distanza che c'è tra la domanda e l'offerta di lavoro. Cioè le aziende oggi trovano difficoltà a soddisfare il proprio fabbisogno di figure tecniche. Sembra un paradosso, ma possiamo sintetizzare dicendo che oggi il lavoro c'è, ma le aziende non trovano i profili qualificati. Questo perché c'è una mancata corrispondenza tra le competenze ricercate dai datori di lavoro e quelle possedute dai singoli individui. Ciò cosa vuol dire? Che il sistema dell'istruzione e della formazione, purtroppo da noi, non forniscono ad oggi le competenze richieste nel mercato del lavoro. Oggi, nei nostri anni, questo problema si acuisce grazie o riconducendolo, se vogliamo, anche alla cosiddetta digital transformation, no? Che ha determinato oggi un drastico cambio di competenze all'interno del mondo del lavoro e ha reso, oggi è stato amplificato questo fenomeno anche da quello che sta succedendo nell'ultimo anno dopo l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Le competenze oggi diventano sempre più obsolete. E questo nel settore del turismo e della cultura, che è il settore nel quale alla fine opera Fondazione Archimede, diventa ancora più evidente. Oggi le nuove tecnologie hanno rivoluzionato le imprese, le destinazioni e i prodotti. L'obiettivo della Fondazione Archimede, allora, qual è la mission della Fondazione Archimede? Fondazione Archimede ha scelto insieme agli altri ITS che operano nel sistema dell'istruzione tecnica superiore di porsi all'avanguardia e di fornire dei programmi di studio della durata di 2 anni che riescono a dare a questi studenti una preparazione in linea con le richieste del mondo del lavoro e uno sbocco lavorativo immediato. Tant'è che il nostro obiettivo, che è il placement degli studenti, oggi raggiunge dei risultati molto soddisfacenti, molto buoni. Il Ministero e INDIRE ci dicono che l'80% degli studenti, 8 studenti su 10, riescono al conseguimento del titolo di studio a trovare un'occupazione nell'area coerente al titolo. Diciamo questi 100 ITS che ci sono in Italia nascono nel 2008, diventano operativi tra il 2010 e il 2011. Non è un'invenzione, non è altro che una buona prassi. A volte basta utilizzare dei modelli che già funzionano e funzionano molto bene nei paesi del nord Europa e sono stati introdotti anche in Italia. All'interno dei propri percorsi di studio, Fondazione Archimede, che ha percorsi di studio che Fondazione Archimede ha nelle sedi di Siracusa, Noto, Taormina, Ragusa e a breve anche a Catania, ha deciso di sviluppare un percorso specifico, che è quello sul Noto, del quale si è occupata come docente per una parte di questi percorsi anche Elisa. Ha deciso di sviluppare un percorso sul marketing e il management del patrimonio culturale, con l'obiettivo proprio di formare esperti in comunicazione, gestione, Ora ne marketing parliamo e meglio. tutela dei Direttore, beni scusi, culturali. però
perché abbiamo il tempo contato, quindi diciamo ora parliamo con Elisa così ci facciamo raccontare bene qual è il suo corso e quali sono diciamo qual è l'oggetto, proprio le cose pratiche che sono state fatte, se lei è d'accordo. Prego Elisa. La ripresento, diciamo, è docente in questo corso, ma è archeologa, esperta di comunicazione digitale, quindi diciamo è il suo campo esattamente quello in cui insegna. Esatto, allora io intanto volevo ringraziare il direttore e la fondazione per avere anche creduto nella proposta che io stessa facevo in maniera assolutamente sperimentale in questo corso, in parte sperimentale. Un corso di 35 ore, un laboratorio legato allo di scrittura tecnico-formale basata sullo storytelling digitale e impiegata soprattutto nell'ambito della promozione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale anche in chiave turistica. Quindi il progetto si è concentrato su due fasi, sono stati due macro progetti in cui i 16 ragazzi di questo corso, che voglio velocissimamente citare perché sono stati tutti bravissimi, Sara Andolina, Lucia Angelico, Jasmine Blanco, Leonardo Bonfanti, Carolina Bonfanti, Sebastiana Cultrera, Chiara Giannone, Rossella Grande, Giovanni Maglia, Tamara Pulsello, Serena Rega, Valentina Sirugo, Emanuele e Salvatore Zaccaria, Martina Belfiore e Claudio Basilicò. Ci tengo perché mi hanno seguito. Appello Elisa, anche... hai fatto l'appello in pratica. Ho fatto l'appello, ma ci tengo perché i ragazzi mi hanno seguito sapendo bene che sarebbe stata una parte più semplice, per certi versi già diciamo sperimentata da tempo comunque qui in Sicilia, che era la realizzazione di audioguide multimediali gratuite sulla piattaforma Easy Travel. Abbiamo aperto un profilo della Fondazione ITS Archimede pubblicando 16 audioguide diverse sul territorio, soprattutto Noto, Avola, Sortino, rispetto alle origini, diciamo, dei ragazzi. E la seconda parte, che è stata molto più impegnativa, è stato un testing vero e proprio anche per la piattaforma stessa su cui abbiamo lavorato, che si chiama Road Travel, in cui abbiamo i ragazzi, diciamo, si sono trasformati in veri e propri tour operator digitali, creando dei micro pacchetti di quattro ore. Di 4 giorni, scusate, sul territorio, però in questo caso su una scala regionale. E ci sono dei contributi appunto che ci hanno voluto dare i due fondatori delle due piattaforme, proprio perché in Sicilia con questo laboratorio abbiamo voluto sperimentare cosa significa fare turismo digitale attraverso le piattaforme multinazionali che appartengono ad un vero e proprio ecosistema digitale. È un aspetto molto importante, credo, perché non solo questo laboratorio, corso, esperimento, chiamiamolo come vogliamo, diciamo, ha una valenza in sé, in quanto diciamo appunto dà delle competenze ai ragazzi. Ricordiamo che è un post diploma, quindi ci sono anche ragazzi laureati. Quindi dà delle competenze specifiche per la creazione dei pacchetti turistici digitali, ma si è instaurata anche una collaborazione diretta con queste importanti piattaforme. Quindi diciamo è veramente qualcosa di alto livello. E adesso, se possiamo fare vedere proprio due pillole video, una di Alex Turski, che è il CEO della piattaforma Easy Travel, per la quale sono state realizzate le audioguide, e l'altro a seguire è Kirill Komko, che è il co-founder di Road Travel. Anche lì parliamo, insomma, di guide, diciamo, dedicate, fatte apposta per essere fatte con le auto, con degli itinerari specifici. Possiamo vedere i video. Good day, I'm Alex Turski, the founder of Easy Travel. Easy Travel is a global storytelling platform. It allows millions of people around the globe to listen to local stories created by local people, by local museums, by local tourism offices. I think we are the largest platform in the world, mostly because we are totally free and totally open. Although we are popular all around the world, Sicily is a very special place for us, mostly thanks to activity of Elisa Bonaccini, who started already several years ago, and she involved a lot of local communities, local museums to the project. But now she's done a next step
She involved universities. Universities are very important part of the whole ecosystem because they spread the knowledge about use of modern platforms through the minds of hundreds and thousands of young people who just in several years they will work in real industry, in real tourism industry, and they will spread ideas further. Universities are important not only because they spread the knowledge, they also help us to experiment, to think about it, to raise discussions. For example, if you take just Easy Travel, your storytelling platform, it's not enough for tourist who comes to Sicily just to have audio guides. He or she also needs to know the whole plan of vacation for the whole week. So on top of storytelling content, which lasts for just for 1 or 2 hours in museum or village, the tourist needs the next layer, the whole itinerary of the whole journey. And for that, we need another platform. And our partner here is Road Travel. But it's not easy to marry two platforms. And Elisa and her students, they really help us with that. They do the experiments, they develop itineraries, they develop storytelling, they try to merge it together and to see how it works in reality. We, the developers of platforms, we do need such support from universities so that they help us to better develop this cooperation between platforms and finally to develop the great product for tourists who come to Sicily. So I think it's a really great development and I do welcome all the students and universities to join us in our attempt to create the final and great product for tourism. Thank you very much. Hi, my name is Kirill. I'm co-founder of Rodo Travel, the first global ecosystem for safe and sustainable car travels, the only means of transport that draws the majority interest in 2021, according to Airbnb. Rodo Travel is a content platform with thematic curated roads, with latest focus on electric vehicles and UN sustainable goals. Recommended by the UNWTO World Tourism Organization and IATA, we are helping recovering the tourism industry thanks to safe car travels, independent car travels, tourism dispersal, and helping development of the remote but yet exciting destinations. We are very excited with the project launched by Elisa Bonaccini because it was not only the opportunity for us to increase our presence in the Sicily region, but also a great experiment with onboarding of local experts, local authors on our platform, where literally anyone can join and contribute to the development of tourism in their home area. Thanks to our partners from Easy Travel, our curated roads and the written story of the author can be even richer, complemented by audio guides. I think it is also a great opportunity for students and universities alike, building the basement of their experience with modern travel tech, and this expertise can be shared in the form of recommended itineraries with detailed stories and recommendations of places to visit for domestic travelers and incoming tourism. I really hope this is just the first but a big step in cooperation with universities and Elisa students specifically. I already know that some of them signed up on the platform on their own and continue building the itineraries. And that's amazing. E allora, questa era la testimonianza in inglese, era un inglese abbastanza comprensibile, credo, visto che i due CEO e co-founder sono russi, quindi hanno quell'accento insomma abbastanza all'italiana, per cui. Però Elisa, se ci puoi così diciamo sintetizzare un po' l'accordo che avete fatto con le due piattaforme e poi vedremo anche le testimonianze degli studenti, dei ragazzi che hanno fatto, di alcuni di loro naturalmente, che hanno fatto questo laboratorio. Intanto vabbè, poi i video con i sottotitoli casomai li mettiamo anche come link alla diretta. Sinteticamente abbiamo deciso, io collaboro da tempo con la piattaforma Easy Travel dal 2016, c'è una partnership in corso tra le due piattaforme che proprio ragionano in termini di ecosistema digitale, per cui nel creare dei pacchetti turistici in macchina, Road Travel consente di inserire le audioguide di Easy Travel. Alex Turski mi chiese tempo fa
di fare una sperimentazione un po' come cavia, diciamo, su questa piattaforma, proprio per capire le eventuali problematicità che potevano esserci. Io ho fatto, ho realizzato un primo itinerario, dopodiché ho diciamo, lanciato la palla dall'altro lato, appunto, ai miei 16 ragazzi, dicendo: guardate che vi aspetta, dopo aver realizzato appunto le audioguide, testare insieme a me, perché questo è in realtà quello che abbiamo fatto, la validità, diciamo, di questa piattaforma. Quindi in qualche modo ci hanno affidato proprio il ruolo di tester. Massiccio, perché era anche la prima volta in assoluto che si sperimenta un laboratorio didattico su Road Travel, mentre ha ampiamente sperimentato su Easy Travel. E quindi siamo stati continuamente seguiti anche dal cofondatore appunto di Road Travel. Ci sentivamo quasi quotidianamente durante il corso, laddove ci fosse qualche piccolo problema appunto durante la realizzazione. E adesso sono talmente tanto entusiasti dalla parte di Road Travel di questo progetto, che dimostra anche quanto può essere utile utilizzare queste piattaforme per la creazione di quelle digital skills che mancano ai nostri ragazzi, che sono assolutamente fondamentali oggi. Quindi sono talmente tanto entusiasti che creeranno una pagina apposita, stiamo lavorando per questo, con tutti i volti dei ragazzi che hanno lavorato come travel expert, e per celebrare proprio la partnership che si è realizzata in Sicilia per la prima volta su scala globale con questa piattaforma. Intanto però possiamo vedere le testimonianze dei ragazzi che hanno realizzato, alcuni dei ragazzi, ripeto, che hanno realizzato i pacchetti turistici. Ciao, sono. Abbiamo qualche problema forse? Buongiorno, sono Maria Carolina Bonfanti, anch'io studentessa del corso. Ciao, sono Valentina Sirugo e anch'io ho preso parte attiva al progetto universitario con la professoressa Elisa Bonaccini del Laboratorio di Scrittura Tecnico-Formale. È stata una bella esperienza, ci siamo messi in gioco e abbiamo potuto applicare a questi nuovi strumenti digitali le nostre conoscenze e competenze attraverso Easy Travel, e quindi con la realizzazione di audioguide, e Road Travel, che permette di realizzare dei tour digitali. E quindi possiamo dire che così l'innovazione è al servizio della tradizione. Proprio perché tramite queste due nuove piattaforme è possibile arrivare al turista di tutto il mondo e condurlo per mano alla guida dei posti più belli che possiamo vantare nella nostra Sicilia e non solo. Allora ci rivediamo al prossimo tour. Mi chiamo Serena Rega e volevo riportare la mia esperienza che ho avuto col corso ITS Fondazione Archimede. Infatti, durante questo corso ho avuto modo di seguire le lezioni della professoressa Elisa Bonaccini ed è grazie alle sue lezioni che ho appreso l'importanza del digital storytelling e della promozione turistica di un territorio attraverso gli strumenti digitali. Infatti, credo che sia molto importante promuovere le nostre bellezze, quelle italiane, dato che abbiamo moltissime bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche, che potrebbero essere promosse al meglio attraverso l'utilizzo di piattaforme, quali quelle che abbiamo usato durante questo corso, ovvero Easy Travel per realizzare delle audioguide, oppure Road Travel per realizzare degli itinerari in inglese che siano fruibili per tutti. Infatti è molto importante utilizzare queste piattaforme, secondo me, perché in questo modo si potrebbe raggiungere persone che sono molto distanti da noi e che non conoscono questi territori. Buongiorno, sono Maria Carolina Bonfanti, anch'io studentessa del corso della Fondazione Archimede per Hotel Management e Gestione dei Beni Culturali. Per
Per la prima volta sono venuta anche a contatto per linea diretta con piattaforme quali Easy Travel e Road Travel ed è stata un'esperienza molto motivante perché per la prima volta ho ricoperto il ruolo di tour operator digitale. Ecco, digitale è la parola chiave perché in un mondo che ci vuole sempre più virtuali, il turismo si sta muovendo anche con intelligenza verso questa scia. Unendo in sé non solo quella che è la sfera sicuramente della conoscenza, quindi un obiettivo sempre più culturale di diffusione del sapere, ma non deve dimenticarsi anche della sfera emotiva che spinge non solo il visitatore, ecco, a scoprire nuovi luoghi, nuove culture, monumenti, beni culturali, ma anche lo stesso operatore turistico che mira a diffondere il sapere, puntando non solo sulla virtualità, ma anche sull'emotività. E credo che sarà una sfida molto interessante in cui sapremo muoverci bene. Ciao, sono Giovanni Mallia, insieme agli altri ragazzi del corso ITS che stiamo appunto frequentando, abbiamo avuto modo di utilizzare la piattaforma di Road Travel insieme a Easy Travel, un'esperienza meravigliosa per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche per quanto riguarda gli altri miei colleghi. E un ringraziamento particolare a quella che è stata la guida numero uno, cioè la professoressa Bonacini, che ringraziamo e alla quale quindi veramente dobbiamo tanto. Ciao a tutti! Ecco, abbiamo visto queste testimonianze, insomma, a ulteriore conferma dell'entusiasmo un po' che ha suscitato questo progetto, sicuramente. Ecco, ora siamo in chiusura, quindi vi prego di fare degli interventi brevi. Elisa, per quanto riguarda, diciamo, ci vuoi dire le pagine come sono, diciamo, come funziona un po' il Sì, percorso e adesso cosa succederà? intanto appunto ci sarà questa apertura di questo profilo, poi con il direttore si pensava intanto di riuscire a tradurre le audioguide che i ragazzi hanno fatto e quindi di procedere anche in altre lingue. Questa è la pagina della Fondazione Archimede su Road Travel con gli itinerari appunto suggeriti che sono gratuitamente scaricabili, basta iscriversi alla piattaforma ed essendo sono stati Gratuiti. fatti in e sono stati fatti in inglese, questi sono tutti in inglese, su una piattaforma che è comunque mondiale. E questo è il profilo della Fondazione Archimede su Easy Travel, su cui sono presenti 16 progetti delle audioguide e pensiamo ovviamente di fare ulteriori progetti poi da questi profili che sono ormai istituzionalizzati per la Fondazione. Parliamo adesso, volevo sentire in chiusura il direttore Giovanni Di Mauro, fargli i complimenti ancora per queste iniziative e magari sapere se, diciamo, lei ha parlato prima del fatto che avete diverse sedi in Sicilia, se ci saranno nuovi corsi, se è possibile iscriversi ai nuovi corsi, conoscerli in anticipo. Purtroppo non la sentiamo, direttore, purtroppo non la sentiamo. Eccomi, Ah, ecco. avevo disattivato il microfono. Allora, ci sono Sì. dei corsi di svolgimento a Siracusa, a Taormina, a Ragusa, a Noto, è possibile a breve, dicevo, nel prossimo autunno anche su Catania. Quindi i ragazzi, almeno in possesso di diploma, possono far pervenire le loro istanze di iscrizione alla fondazione. Basta contattarci anche tramite i social, noi poi spiegheremo tramite la nostra pagina web, spiegheremo cosa serve per iscriversi. Come dicevamo, abbiamo tanti studenti anche già in possesso di una laurea. E l'obiettivo qual è? Considerando anche che questi percorsi sono dei percorsi paralleli a quelli universitari ed è possibile tramite il riconoscimento CFU continuare per conseguire anche una laurea, siamo comunque già, abbiamo già parlato con Elisa, per poter continuare la sperimentazione anche sulle altre sedi e sugli altri percorsi, affinché magari si possano arricchire ancora di contenuti questi lavori e renderli ancora più interessanti. Benissimo, benissimo. Allora, il nostro tempo è finito. Credo che sia stata una live, una diretta, molto una chiacchierata, molto interessante e, come dire, di visione, insomma, per il futuro. Quindi magari ci risentiamo per il prossimo progetto. Io ringrazio Giovanni Di Mauro,
direttore dell'ITS Fondazione Archimede, Elisa Bonacini, archeologo ed esperta culturale, tout court, diciamo. Grazie, grazie e a presto. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie a Focus Sicilia.